aumentano le persone che soffrono di allergia, anche in Puglia. Le allergie aumentano, c'è un dato pugliese del 20%. Certo, è una percentuale assolutamente credibile per ciò che riguarda le allergie nella popolazione della nostra regione. Non c'è una differenza di sesso, tutte le età vengono colpite, ma quello che vorrei sottolineare è che il problema delle malattie allergiche sta diventando, già diventato un problema generale di salute pubblica. Le cause di queste patologie sono ancora oggetto di discussione. Tra le ipotesi c'è anche quella igienistica. Uno stile di vita moderno e igienico appunto porta a vantaggi sicuramente importantissimi, ma il rovescio della medaglia è quello che ci espone a questo rischio di sviluppare malattie allergiche. Ma una buona notizia arriva dalla nuova rivoluzionaria scoperta nel campo dei vaccini. Che a differenza di quelle attuali che richiedono fino a 5 anni di terapia con cumulativamente una sessantina di somministrazioni, quindi un impegno molto importante da parte del paziente e anche una spesa calcolabile intorno ai 3-5 mila euro, ebbene questi studiosi hanno messo a punto una nuova forma di immunoterapia che consente con solo 3 somministrazioni ed una spesa di poche decine di euro di ottenere gli stessi effetti.